Separazione dell'anima e del corpo, il corpo dell'uomo cade nella corruzione, mentre la sua anima, che è immortale, va incontro a Dio, al giudizio di Dio, e attende di ricongiungersi al corpo quando, al ritorno del Signore, risorgerà trasformato. Dio, nella sua onnipotenza, restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai nostri corpi mortali, riunendoli alle nostre anime in forza della risurrezione di Gesù. Poniamoci ora alcune domande, come fa anche il grande catechismo. Chi risusciterà? Tutti gli uomini che sono morti. Usciranno dai sepolcri quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Come avverrà questa risurrezione? Cristo è risorto con il suo proprio corpo. Guardate le mie mani, i miei piedi, sono proprio io. Ma egli non è ritornato ad una vita terrena. Allo stesso modo in lui tutti risorgeranno coi corpi di cui ora sono rivestiti, ma questo corpo sarà trasfigurato in corpo glorioso, in corpo spirituale. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? Si domanda anche San Paolo. Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. E quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco. Si semina corruttibile e risorge incorruttibile. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Al numero 1000 il grande catechismo così scrive: il modo con cui avviene la risurrezione supera le possibilità della nostra immaginazione e del nostro intelletto. È accessibile solo nella fede, ma la nostra partecipazione all'Eucarestia ci fa già pregustare la trasfigurazione del nostro corpo per opera di Cristo. Sant'Ireneo così scrive: come il pane che è frutto della terra, dopo che è stata invocata su di esso la benedizione divina, non è più pane comune, ma eucarestia, composta di due realtà, una terrena, l'altra celeste, così i nostri corpi che ricevono l'eucarestia non sono più corruttibili dal momento che portano in sé il germe della risurrezione. Bisogna evitare, afferma la Congregazione per la Dottrina della Fede, bisogna evitare rappresentazioni immaginarie e arbitrarie che invece di aiutare approfondiscono le difficoltà della fede cristiana. Le immagini impiegate dalla Sacra Scrittura meritano tuttavia rispetto,
Bisogna ricercarne il senso profondo, evitando il rischio di attenuarle troppo, svuotando della loro sostanza le realtà che esse manifestano. E altra domanda, quando avverrà la risurrezione nostra, dei nostri corpi? Definitivamente nell'ultimo giorno, alla fine del mondo. Infatti, la risurrezione dei morti è intimamente associata alla parusia di Cristo, perché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'arcangelo, al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Poniamoci ora un'ulteriore domanda. Qual è la differenza tra la risurrezione del corpo e la reincarnazione? Esiste fra loro due un'enorme differenza, in quanto la risurrezione cristiana non è un ritornare alla vita precedente, ma è un vivere nuovo, con un corpo completamente trasformato. Inoltre, va altresì affermato che ogni vita è unica, originale, irripetibile. E inoltre, la Sacra Scrittura, nella lettera agli Ebrei, ci ricorda che è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta.